25 maggio, oggi parliamo di San Gregorio VII Papa, uno dei più grandi papi della storia, anche uno dei più discussi dagli storici a motivo di un documento che egli emanò, il Dictatus Pape, in cui vi è la teorizzazione su basi teologiche del primato del potere spirituale su quello temporale. In realtà non c'era nel Papa e mai ci fu nella Curia Romana sul piano teologico nessuna pretesa di usurpare ai principi legittimi il potere e neppure di assorbire il potere temporale in quello spirituale. Era solo quella dei papi una volontà di purificazione della Chiesa che, a motivo della troppo forte commistione tra potere temporale e potere spirituale, la Chiesa rischiava di essere inquinata moralmente in quelli che erano i suoi esponenti pastorali più importanti, che erano i vescovi. Praticamente si viveva in un regime di Christianitas e molte volte i vescovi erano anche principi. Ora dovevano essere ordinati prima vescovi e poi nominati conti o principi, oppure dovevano essere i re, gli imperatori, i feudatari a scegliere le persone da nominare principi e che poi dovevano ricevere anche l'ordinazione episcopale. Ecco, non è una questione procedurale di preminenza cerimoniale, ma è una questione importante, perché se venivano ordinati prima vescovi, allora venivano scelte persone con la vocazione. Se invece venivano scelti dai principi, e allora venivano scelte persone che avevano i requisiti o i legami familiari necessari, ma che non avevano le qualità di santità e soprattutto di fedeltà al ministero che un vescovo deve avere. Dunque, Papa Gregorio VII nasce intorno all'anno 1020 in Toscana, a Soana, nei pressi di Grosseto, e subito inizia lo studio, tra l'altro a motivo di uno zio che era monaco a Roma. Egli ha la possibilità di accedere alle migliori scuole dell'epoca, appunto alla scuola lateranense di Roma, che poi evolvendosi è diventata ora la Pontificia Università Lateranense. Ebbene, a un certo punto egli comincia ad affiancare i papi, perché uno dei suoi maestri diventa papa col nome di Gregorio VI. E da questo momento egli per circa 40 anni, tranne una piccola parentesi in cui fu cappellano di un antipapa deposto che andò in esilio in Germania, egli fu consigliere, canonista, teologo di papi come Stefano IX, Alessandro II e lo stesso Gregorio VI che lo prediligeva. E quando morì Alessandro II era giocoforza che tanto il popolo di Roma quanto i cardinali si orientassero verso di lui. Aveva una volontà ferrea, aveva un altissimo senso della dignità sacerdotale, quindi una santità di vita. Era piccolo di statura, ma forte negli atteggiamenti e nei tratti. Diventato papa, subito si mise ad aggiustare le cose, a far sì che quella riforma che era
in germe già quando egli era consigliere di papi, si estendesse a tutta la Chiesa, e quella riforma poi che proprio da lui prese il nome di riforma gregoriana. E dunque questa riforma aveva come obiettivo quello di salvaguardare l'indipendenza e la libertà della Chiesa, per cui lo Stato si poteva anche appoggiare ai vescovi nella sua struttura, ma doveva essere il Papa in forma centralizzata a scegliere i vescovi che poi dovevano essere nominati conti o principi. E poi questa riforma combatteva il concubinato dei preti. Molti preti vivevano, ecco, di fatto sposati, uxorati. E poi il nicolaismo, che più o meno è una tendenza teologica che giustifica questo fatto, ma non solo, anche la simonia, era molto diffusa allora la simonia, che da Simon Mago prende nome, il quale voleva comprare lo Spirito Santo dagli apostoli, cioè molti acquistavano col denaro le dignità ecclesiastiche. In questa sua lotta per estendere a tutta la Chiesa in Occidente la sua riforma, egli si scontrò però con il potere politico, con i feudatari, in modo particolare con l'imperatore Enrico III, il quale a un certo punto lo fece deporre, e lui, dopo tanti tentativi, quindi non immediatamente, dopo tanti tentativi di approcci e di discussione rifiutati dall'imperatore, lo scomunicò. È il primo atto di questo tipo nel Medioevo, e fu un atto inaudito, perché mai un papa aveva deposto e scomunicato un imperatore. E allora ci fu l'abbandono di tutti i principi all'imperatore. L'imperatore scese in Italia a Canossa, mentre il papa era rinchiuso nel castello della marchesa Matilde di Canossa. Il re dei Germani, imperatore dell'Occidente, bussò per 3 giorni, poi fu accolto e perdonato, ma comunque rifattosi nella struttura e nella forza militare, poi mosse guerra al papa, e il papa dovette mettersi sotto la protezione dei Normanni e morì in esilio a Salerno nel 1085, il 25 maggio, facendo scrivere quel versetto del Salmo, dilexi justitiam despexi iniquitatem propterea morior in exilio. Ho amato la giustizia, ho odiato l'ingiustizia, la malvagità, per questo muoio in esilio. Ecco, sulla santità e sulla retta intenzione di Papa Gregorio VII, campione della fede e della riforma della Chiesa, nessuno può avere dubbi. Egli possa pregare anche per i vescovi, i sacerdoti, la Chiesa del nostro tempo.